Missione di pace per il cardinale Matteo Zuppi, seconda giornata a Kiev per l'inviato del Papa, mentre la capitale ucraina registra ancora una notte di allarme aereo. Lavoratori in piazza, sciopero del settore delle telecomunicazioni a Piazza Santi Apostoli a Roma, si manifesta contro la crisi di un settore strategico per l'Italia in campo CGIL, CISL e UIL. In Medio Oriente, a Hebron, una storia di riscatto e di speranza. Un gruppo di donne è impegnato a far rinascere il quartiere più antico attraverso piccole attività commerciali e di artigianato. Edizione delle 12, bentrovati a tutti voi, buona mattina. Questi li avete sentito, i titoli di oggi, ma in apertura andiamo al Policlinico Gemelli di Roma perché di poco fa la notizia che Papa Francesco si è recato in ospedale per alcuni controlli. Cerchiamo allora di saperne di più, di avere alcuni aggiornamenti collegandoci in diretta con Cristiana Caricato. Buongiorno Cristiana. Sì, buongiorno. Vedete, il nostro operatore Dino Margutti inquadra le finestre sbarrate, chiuse dell'appartamento pontificio al 10° piano del Policlinico Gemelli, gli appartamenti dove usualmente vengono ricoverati i pontefici. Sono sbarrati perché in realtà non c'è stato nessun ricovero per Papa Francesco, ma solo dei semplici controlli. Possiamo confermare che il Papa è già tornato in Vaticano, secondo alcune nostre fonti è già a casa a Santa Marta. Questa mattina era stato avvistato al FAS, il Fondo di Assistenza Sanitaria del Vaticano, negli ambulatori. Lo dobbiamo ricordare, il martedì per lui è il giorno di terapie, è il giorno in cui non ha udienze, che quindi dedica anche alla cura, soprattutto della sua agonalgia, alle terapie fisioterapiche per migliorare la deambulazione. Probabilmente, come ci è stato detto da alcuni, per lui si trattava di un controllo programmato qui al Gemelli. La notizia è trapelata dal centro anti-invecchiamento, diciamo dal reparto di geriatria. Non sappiamo che tipo di controlli ha fatto ancora non lo sappiamo che controlli ha fatto il Papa, però possiamo dire con certezza che erano solo esami di routine, che è già ritornato in Vaticano. Per lui naturalmente oggi una giornata di riposo. Confermate invece le udienze di domani, a cominciare dall'udienza generale. Grazie. Noi andiamo ora invece in Ucraina, dove prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato dal Papa. Sentiamo il servizio di Pierluigi Vito, che ha raggiunto l'inviato di Avvenire a Kiev nello scavo. Sentiamo. È un giorno di grandi aspettative, questo secondo della missione dell'inviato del Papa in Ucraina, il cardinal Zuppi. In particolare per l'incontro, ancora non confermato, seppur molto desiderato, con il presidente Zelensky. Ma non c'è solo quello in programma. Nella giornata di oggi sono previsti molti incontri. La dimensione, viene ribadito, è quella dell'ascolto. Non si è arrivati qui con una proposta di mediazione. È la diplomazia dei piccoli passi, una diplomazia umanitaria che cerca di trovare spiragli dentro alle difficoltà di questo conflitto, soprattutto per affrontare alcuni temi nevralgici, in particolare la sorte dei bambini deportati. Le ferite che sta lasciando questa guerra sono nel cuore del Papa, come pure di Zuppi, che ieri, come primo atto della sua missione diplomatica, si è recato a pregare sulle tombe delle vittime dell'eccidio di Bucha, paragonato dallo stesso cardinale alle stragi nazifasciste della Seconda Guerra Mondiale. Non c'erano telecamere, c'erano solo alcuni fotografi inviati dalle testate ucraine, e questo dice molto della modalità con cui procede questa missione e anche della gratitudine che arriva in maniera non più implicita ma plateale da parte di Kiev, che evidentemente si aspetta da questi incontri la possibilità di aprire dei corridoi per una serie di sfide umanitarie davvero difficili. Per risolvere le quali occorrerebbe parlare anche con l'altra parte in guerra, ma al momento dal Cremlino non arriva nessuna apertura a una visita di Zuppi. E intanto i bombardamenti russi hanno distrutto la diga di Nova Kakhovka vicino a Kherson ed è scambio di accusa tra Mosca e Kiev, come ci racconta Giorgia Bresciani.
Nella notte, con un attacco missilistico multiplo, è stata fatta saltare in aria la diga di Nova Kakhovka, nella parte controllata da Mosca della regione di Kherson. E c'è uno scambio di accuse tra Kiev e Mosca sulle responsabilità. La centrale idroelettrica di Kakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe, ha denunciato il comando operativo sud dell'esercito ucraino. Il presidente Zelensky ha subito convocato il Consiglio di sicurezza per la struttura danneggiata a Kakhovka, parlando di ecocidio e sostenendo che sono gli insediamenti a rischio inondazione. L'incidente è stato confermato anche dal Ministero delle Emergenze russo, che però accusa Kiev. Secondo il governo russo, infatti, la diga è stata parzialmente distrutta dai raid ucraini. Per l'amministratore filorusso della zona, Vladimir Leontiev, sono 22.000 le persone a rischio inondazione, gli abitanti cioè dei 14 insediamenti vicino alla diga. Leontiev esclude poi problemi di approvvigionamento d'acqua alla Crimea a causa dei danni all'impianto, che si trova sotto il controllo russo. E dopo la preoccupazione avanzata da Kiev, l'AIEA fa sapere che non c'è un immediato rischio per la sicurezza nucleare alla centrale di Zaporizhia. Ed è guerra di informazione anche in merito all'attesa controffensiva dell'esercito ucraino. Mosca afferma che sia partita, Kiev nega, avvertendo che quando inizierà tutti lo sapranno. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita privata a Parigi. Domani l'incontro con Emmanuel Macron a testimoniare il rapporto di fiducia e amicizia tra i due presidenti e i legami eccezionali che uniscono i nostri due paesi, ha spiegato una nota dell'Eliseo. Il presidente Mattarella inaugurerà al Louvre la mostra Napoli a Parigi. Ed è già arrivata in Tunisia invece la premier Giorgia Meloni, una missione che ha l'obiettivo di aiutare il paese nordafricano a fermare l'ondata migratoria. Augusto Cantelmi. Dal piano Mattei all'emergenza immigrazione, visita lampo della premier Giorgia Meloni a Tunisi con il faccia a faccia soprattutto col presidente Saied. Un passaggio chiave della strategia diplomatica italiana nel Mediterraneo. La Tunisia infatti rappresenta lo snodo principale del traffico di esseri umani, soprattutto a causa della profonda crisi economica del paese maghrebino. Da marzo il governo italiano denuncia l'allarme Tunisia con il timore di una catastrofe umanitaria con 900.000 potenziali rifugiati. Di qui il pressing di Meloni all'Unione Europea per un piano di aiuti economici a Tunisi. Politica italiana alle prese anche con il PNRR e sulle polemiche legate al decreto che limita i controlli concomitanti della Corte dei Conti. Nel pomeriggio si vota la fiducia apposta dal governo con le opposizioni, terzo polo a parte, che annunciano battaglia. Però va contemperata col controllo concomitante, perché sennò il sistema diventa squilibrato. Quindi questo governo consapevolmente non vuole controlli e accumula ritardi del PNRR. Pezzi di una procedura che però deve essere anche snella e funzionale ai provvedimenti che si vanno ad approvare. Ed ora a Roma, dove i lavoratori del settore delle telecomunicazioni oggi stanno manifestando per chiedere l'attenzione del governo. Andiamo subito da Marino Galdiero, in diretta per noi da Piazza Santi Apostoli. In piazza per difendere i posti di lavoro, per uno sciopero ad alta partecipazione, a rischio in 20.000 su 120.000 del settore telecomunicazioni, la stima è della CGIL, CISL e UIL, che riguarda solamente i dipendenti diretti. Si calcola che potrebbero trovarsi senza occupazione uno su sei. La mobilitazione esprime la propria contrarietà di piani di scorporo di industrie e servizi delle principali imprese di telecomunicazione, i ritardi sugli obiettivi del PNRR per la banda ultralarga e reti 5G, ma anche il dumping contrattuale, le gare di al massimo ribasso, profitti non reinvestiti e i conseguenti esuberi che toccano praticamente ogni lavoratore. Noi abbiamo raccolto la voce di Alessandro Faraoni, segretario della CISL FISTER, che ci spiega le ragioni di questo sciopero. Al termine in linea allo studio. È un settore strategico per quanto riguarda le frequenze 5G, è un settore che normalmente, se è strategico, deve essere messo in condizione di poter lavorare. Oggi questo è un settore che rischia di morire, perché le aziende hanno speso tantissimi soldi per l'acquisto delle frequenze 5G, nessuno di quei soldi è stato rimesso in circolazione. E quindi è un settore che sta andando in difficoltà, perché le aziende, non avendo più soldi da investire, vanno sul costo del lavoro e immancabilmente rischiamo in questo settore di perdere qualcosa come 20.000 addetti.
La cronaca. Rinuncia al mandato l'avvocato Sebastiano Sartori, il difensore di Alessandro Impagnatiello, il trentenne che ha assassinato la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Antonella Mazzateruel. C'è la foto di Giulia, un disegno che la ritrae. Pupazzi per il suo piccolino che avrebbe visto la luce tra un paio di mesi, la bandiera del Napoli, la squadra per cui tifava, e poi tanti fiori deposti a quasi 2 settimane dal duplice omicidio nel luogo dove è stato ritrovato il corpo della futura mamma di origini campane ma trasferitasi nel milanese. Ancora incredula la gente del posto. Per una mamma, un bambino, come si fa? Io non lo so come si fa a ammazzare un... Ma questi uomini cosa c'hanno nella testa? Venerdì è fissata l'autopsia sul corpo di Giulia, mentre nella giornata odierna i carabinieri delle investigazioni scientifiche effettuano i rilievi nell'appartamento di Senago dove la giovane viveva con Alessandro Impagnatiello e dove è stata uccisa a coltellate dal trentenne, ora nel carcere milanese di San Vittore, guardato a vista e sempre più angosciato. Da sequestrare l'arma da taglio in cucina e da raccogliere tutti gli elementi per ricostruire i tempi anche dell'occultamento del cadavere. Per la difesa è stato nominato un avvocato d'ufficio dopo che ieri il legale Sebastiano Sartori ha rinunciato al mandato per motivi connessi al rapporto di fiducia con l'assistito, dunque coperti da segreto professionale. Intanto, nonostante l'indagine sia ancora in corso, continuano ad emergere su giornali e in TV stralci di verbali degli interrogatori di una delle più tristi e tragiche pagine di cronaca nera. Allagamenti, smottamenti, disagi e danni ad alcuni edifici sul territorio per una bomba d'acqua caduta nel maceratese. È stata disposta la chiusura preventiva di alcuni edifici scolastici nella Regione Marche. Oggi è allerta gialla. Traffico di migranti, 4 persone di nazionalità afghana sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Le manette sono scattate in Francia e in Germania. E ora andiamo invece in Cisgiordania per scoprire il coraggio delle donne palestinesi che fanno rivivere la città vecchia. Rita Salerno. Parte dalle donne, la riscossa del quartiere più antico di Hebron, città della Cisgiordania, dove vivono 200.000 palestinesi e quasi 700 coloni ebrei. Per la comunità palestinese la quotidianità è fatta di posti di blocco e di divieti di transito su diverse strade principali. Qui, dove prima c'erano diverse macellerie nelle stradine della zona più antica, sono nati diversi negozi gestiti da donne palestinese. Abira Osaili è una di queste che ha dato vita a questa libreria per grandi e piccini. Il restauro dei locali, racconta Bira, è stato curato dall'Hebron Rehabilitation Committee, che ha saputo restituire l'antico fascino di queste mura. Gli interventi di restauro hanno interessato almeno 2.500 spazi abitativi e di recente sono stati rinnovati quasi 200 negozi nella zona vecchia della città, fa notare Emma Damdan, direttore dell'Hebron Rehabilitation Committee. Lubna Abu Tarki gestisce invece una bottega di articoli da bagno artigianali. In questa area, infatti, la produzione di saponi con materie prime pregiate è da tempo conosciuta in tutto il mondo. Un modo per uscire dall'isolamento e dall'umiliazione a cui sono state costrette tantissime donne palestinesi a causa dell'occupazione israeliana. Non ho paura di lavorare in questa zona controllata dagli israeliani, spiega Lubna. Anzi, sento le esigenza di far sentire la mia presenza e quella delle altre, altrimenti quest'area sarebbe persa del tutto. Ed è tutto, vi lascio al meteo, a terza pagina e ad una clip musicale, quella della Banda dei Carabinieri in occasione delle celebrazioni per i 209 anni dell'arma. Grazie al vostro tempo, arrivederci.